Buone notizie per i piccoli comuni. La Commissione Prima Affari Costituzionali del Senato ha approvato il disegno di legge che porta il quorum al 40% nei paesi sotto i 15.000 abitanti. Se la legge dovesse diventare realtà, previo passaggio alla Camera, il rischio commissariamento si allontanerebbe, dando maggior serenità ai comuni che affrontano la sfida elettorale. La proposta porta la firma della Lega, soddisfatto il senatore bellunese Saviana, in particolare per quel che riguarda i potenziali benefici per i territori di montagna. Dove spesso e volentieri ci ritroviamo solo con una lista candidata con sindaco e consiglieri comunali. Sappiamo benissimo quanti comuni, proprio per questo quorum così alto, sono stati commissariati, quindi non possono usufruire di un sindaco e di un consiglio comunale liberamente eletto appunto dai propri cittadini. Inoltre la legge prevede anche che dal computo del quorum non siano conteggiati gli iscritti all'AIRE. Sappiamo anche qua che tantissimi abitanti dei nostri comuni sono iscritti all'AIRE e proprio in periodo di pandemia del Covid, vista la difficoltà anche di spostarsi, si è ritenuto opportuno escludere appunto gli iscritti all'AIRE dal conteggio totale. Voltago a Gordino e Lozzo di Cadore sono i comuni della nostra provincia che nell'ultima tornata elettorale non hanno visto il raggiungimento del quorum. Le piccole realtà, prosegue Saviane, sono l'ossatura dell'Italia e nel paese ci sono 5.521 comuni con meno di 15.000 abitanti. Inoltre ce ne sono alcuni in cui quasi la metà dei residenti è iscritta all'AIRE e che devono scontrarsi con leggi pensate per realtà più grandi. L'auspicio è proprio che la Camera calendarizzi il più presto possibile il provvedimento in modo che si possano utilizzare queste opportunità fin dalle prossime comunali amministrative autunnali.